Ci eravamo lasciati in sospeso con il nome che sarebbe dovuto venire a Roma per sostituire Colon. Ebbene, visto che abbiamo aggiunto i 10 mi piace, ve lo dico in questo momento: è Badel, Badel della Fiorentina. Ora si scateneranno tutti. Io non gli do una lira a quello. La Fiorentina, se lo tenesse, è a parametro zero. Infatti, anche io ho detto, appena ho letto Badel a Roma, ho detto no, per carità. Però poi ho letto, arriverà a zero, quindi ho detto, vabbè, ci potrebbe anche stare. Quindi gli dovessi pagare solo lo stipendio. Badel, però c'è un problema. Badel quest'estate aveva offerte da diverse squadre e non è voluto andare via perché ha detto che gli piaceva molto stare con Mister Pioli e quindi sarebbe voluto rimanere alla Fiorentina ancora per qualche anno. E se poi se ne va l'estate successiva, dopo che la Fiorentina, almeno per questo momento, non sta deludendo le aspettative, perché comunque le aspettative della Fiorentina erano quelle. Mi sembra un po' un ragionamento stupido. Ovviamente se la Roma andrà bene quest'anno, fino a gennaio, diciamo, quando poi lo dovremmo prendere, potrebbe, diciamo, essere invogliato a venire da noi, però io non farei mai, non vendrei mai con Alon per prendermi poi chi? Badel. No, per carità, proprio no, cioè, non è che mi dispiace tanto, però l'esperienza europea conta tantissimo e Di Francesco vuole quella, infatti ha messo giocatori con una personalità. Di Francesco mette in Champions giocatori con una personalità impressionante come quella di Conalon. Nei tre trasferti in cui si avvia il carattere del vero giocatore, quella Baku contro il Carabao, quella Stamford contro il Chelsea e quella al Wanda Metropolitano di Madrid contro l'Atletico, ha messo sempre Conalon che è una grandissima esperienza. Poi che ne so, incontri incrociando le dita, spero di no, un Real, un Bayern, chi metti? Non quest'anno, dico l'anno prossimo, chi metti? Badel. Ma ci stiamo scherzando? No, mai, per carità, non c'è minimamente paragone. Monci, io questa operazione la boccerei. Se prendiamo Badel a zero e teniamo tutto e confermiamo tutto il reparto, mi va bene, mi va benissimo. E dare anche un 7,5-8, perché comunque, come diciamo, come sesto centrocampista paraquinto andrebbe molto bene. Ma se tu mi vendi Gonalon per prendermi Badel, io ti do 5, 5 se non 4, perché è veramente brutto vendere Gonalon per prendere Badel. Badel non sta neanche giocando malissimo nella Fiorentina in questo primo quadrimestre, diciamo così. Però si chiama Badel, non si chiama Gonalon, il nome fa tutto. Detto questo, vi lascio un mi piace, commentare e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!